Buonasera ragazze e ragazzi, bentrovati tutti con una nuova interattiva. Stasera andiamo a chiedere: gli manco? Sente la mia mancanza? Sia per chi in questo momento ha un distacco temporaneo, sia per chi non si vede da un po', sia chi per cause di forza maggiore deve stare un attimino separato, vedersi poco. Sente la mia mancanza, gli manco? Scegliamo tra variante galletto rosso, variante galletto giallo, variante galletto bianco. Ci riflettiamo un attimo, ci pensiamo, ci concentriamo e poi scegliamo. Io intanto parto già con la variante del galletto rosso e metto via questi due. Allora, per le amiche che hanno scelto e gli amici che hanno scelto la variante del galletto rosso, io vado a chiedere: lui sente la mia mancanza? L'altra persona sente la mia mancanza? Per le amiche che hanno scelto il galletto rosso, sente la mia mancanza? Mi pensa, gli manco? Vediamo un po', ricordatevi sempre che è un'interattiva, quindi non può calzare proprio a tutti, però. Ah, qui abbiamo una situazione che ci ha fatto soffrire o ci sta facendo soffrire in questo momento. Ci sono dei problemi. Uno, prendiamo un pochetto. Aia, una situazione. Qui può esserci pertanto una situazione realmente di distacco, un allontanamento, una situazione che in qualche modo adesso è al passato. Sì, ragazzi, sì, assolutamente. Qui i pensieri ci sono assolutamente. C'è però un uomo che stiamo aspettando. I pensieri da parte di lui, a mio avviso, eccoli, ci sono. La mancanza c'è, il problema è che questa persona, e noi lo sappiamo benissimo, per molte che hanno scelto questa variante lo sanno, è una situazione, in qualche modo di distacco forzato. È una situazione che si è conclusa, una parte di questo rapporto quantomeno si è concluso. Per alcune delle amiche che hanno scelto la variante rossa, una situazione in qualche modo si è conclusa. Il pensiero, la mancanza c'è ancora, ma noi sappiamo bene dalle notizie che ci arrivano che in qualche modo quest'uomo vuole cose diverse da noi. Quest'uomo non può muoversi più di tanto perché ha delle responsabilità in altri ambiti che in questo momento lo trattengono. I pensieri ci sono e a mio avviso c'è la mancanza, ma anche come per dire, il pensiero a un farsi risentire più avanti se c'è un distacco. Nelle situazioni in cui c'è un distacco, secondo me c'è anche proprio la voglia di farsi risentire più avanti. Per ora noi sappiamo che il pensiero c'è, ma in qualche modo è una situazione non facile per questa persona. Sì, vado a confermare che la mancanza c'è, il pensiero c'è, ma qui per molte di quelle che hanno scelto il galletto rosso è una storia che si è interrotta, ma con gran dolore. Secondo me con gran dolore da ambo le parti, anche se è stato solo un inizio di un rapporto duraturo, qualsiasi sia la forma di questo rapporto, per molte di noi è un rapporto che in qualche modo si è interrotto. Nel fondo mazzo io ho la carta del pensiero proprio, eh. Quindi sì, il pensiero c'è, a mio avviso se c'è stato un distacco, per quelle di voi che hanno avuto un distacco, dovrà passare del tempo, ma un riavvicinamento ci sarà. Voi sapete perché questa persona in questo momento è così indecisa e rimane in qualche modo non vicina come vi aveva in passato.
Ora andiamo a chiedere, in bocca al lupo, andiamo a chiedere la stessa cosa per le amiche che hanno scelto la variante del galetto giallo. Chiediamo se lui ci pensa, se sente la nostra mancanza. Allora, chiediamo, gli manco. Ho la stanza. Ah, eccoci qua. Allora, molto interessante, molto bello. Per molte delle ragazze che hanno scelto questa variante, io devo assolutamente dirlo. Per molte delle ragazze che hanno scelto questa variante, lui è impegnato. Non per tutte, chiaramente, ma per molte lui è impegnato. C'è stata per moltissime delle persone che hanno scelto questa variante, a metterle fortemente in crisi, c'è quello che loro giudicano essere un uomo freddo, un uomo calcolatore, un uomo che vuole di cose diverse da ciò che desidera la consultante, la persona che sta guardando il video. In realtà per molte trattasi di uomo sposato, o convivente, comunque impegnato, per altre trattasi di uomo, in qualche modo molto legato alla sfera materialista, ma che a mio avviso in futuro saprà darci grandi soddisfazioni. Per cui io non penso che qui non ci siano proprio sentimenti, ma o siamo di fronte a un uomo sposato o siamo di fronte a un uomo che per sua natura è poco incline alle smancerie, ma più avanti saprà darci un po' più di affetto. Il pensiero da parte di questa persona, secondo me, c'è. Non è uno che sente grande mancanza, ma perché per indole e molto, anche solo per difesa, tende ad essere un po' non freddo, ma a cercare di trattenere i sentimenti, magari anche proprio per paura di soffrire. È un uomo che in questo momento non può lasciarsi andare troppo ai sentimenti. Io ho guardato, eccolo, il fondo mazzo. Come qui ci diceva che più avanti potremo avere buone sorprese da quest'uomo, qui ci dice aspettiamoci se è un po' che non riceviamo messaggi o se ultimamente per cose sue, situazioni sue anche familiari è leggermente distaccato da noi, comunque messaggi arriveranno da questo signore, per cui il pensiero c'è. Grossa mancanza no, perché lui in questo momento probabilmente non può lasciarsi andare troppo ai sentimenti. E io direi che, quanto mi piacciono queste carte qui, io direi che chiediamo al galletto bianco, per le amiche che hanno scelto il galletto bianco, guardate che belle, le adoro, sono le spille zingare che mi piacciono un sacco, della zingara. Allora, chiediamo. Per le amiche che hanno scelto il galetto giallo, queste le tengo sempre in borsa, per le amiche che me le chiedono quando sono in giro. Allora, chiediamo, eccole, sono queste qui. Allora, chiediamo per le amiche che hanno scelto il galetto bianco, vogliamo chiedere, lui sente la mia mancanza, mi pensa. Anche se siamo un filino lontani. Ai ai ai, abbiamo un uomo bloccato, eccolo lì, la prigione. Un uomo bloccato in una situazione che non ama, in questo momento fermo. Caspita. E abbiamo anche il dispiacere. Questo è un uomo che sta soffrendo una situazione. Per molte delle ragazze che hanno scelto questa variante, c'è una situazione di sofferenza che la ritroviamo anche qui, eh.
Vediamo un pochetto. Qui abbiamo un uomo che è conscio della nostra sofferenza, è un uomo che guarda a questa sofferenza, che in qualche modo sa di avere provocato sofferenza. Naturalmente è un'interattiva, per cui non vale proprio per tutte. Però diciamo che il pensiero c'è, lo sguardo c'è, anche la voglia di tornare a farsi viva c'è. Secondo me è un uomo questo che ha un sacco di problemi, ma si sente anche solo. Si sente solo e confuso, e se un uomo impegnato, sposato, convivente, eccetera, ha davvero tanti problemi. Il pensiero a chi ha fatto la domanda effettivamente c'è. Una situazione non facile assolutamente. Guardando queste carte abbiamo un uomo che secondo me si sente molto solo, sa di aver procurato del dolore, è un uomo che secondo me però tornerà a farsi vivo. In questo momento è bloccato in una situazione che non lo rende felice. Per molte credo si tratti di una situazione in qualche modo chiusa o bloccata in questo momento. Per alcune potrebbe essere anche una situazione di vecchia data. Il pensiero c'è e la voglia di farsi risentire anche, non in questo momento, perché in questo momento è fortemente bloccato in una situazione che, per quanto infelice, non può lasciare. Per cui che dire? Che bella. Eccola. Allora, ragazze, ragazzi, grazie mille per avermi tenuto compagnia un pochetto. E niente, volevo dirvi, io come al solito vi metto sotto il link per il mio videocorso di Sibille, che vi ricordo, visto che mi viene chiesto sempre, che è un corso di Sibille completo dalla A alla Z, in cui insegno tutto e che si può seguire in qualsiasi momento e per quante volte si vuole, perché è un corso pre-registrato ma assolutamente completo. Sono quasi 10 ore di girato. Per chi volesse un consulto personalizzato con me, io vi lascio tutto sotto nella descrizione del video e vi dico anche qui, scrivetemi su WhatsApp al 340 7849 997. Al mattino, se voi avete fretta, io vi faccio senza bisogno di prenotare il consulto in chat su WhatsApp. Voi mi scrivete, date nomi e domande e io vi rispondo in mattinata con i vocali che potete riascoltare quando volete. Se invece non avete fretta, prendete un appuntamento e ci parliamo al telefono, ok? Per qualsiasi informazione mi scrivete su WhatsApp 340 7849 997. E sotto nella descrizione vi lascio ancora tutto. Un abbraccio grande, un buon fine settimana. Vi chiedo, se vi fa piacere, per favore, scrivetemi quali interattive vorreste vedere. Ditemi pure le domande che devo fare alle carte per voi e io le farò. Un abbraccio, grazie, ciao ciao!